riuscite ad alzare la mano, chiedetemi di fare la domanda. Fabio, prego. Non ti sentiamo, accendi il microfono. Ecco, scusa, la prima considerazione è peccato perché per un'ora insomma avete accarezzato l'idea di raccogliere un sogno nel teatro dei sogni. Sì, c'è tanto dispiacere, rammarico, rabbia perché eravamo partiti molto forte, la partita si era messa bene e purtroppo per degli episodi sentiamo di aver buttato via una partita e soprattutto c'è tanta delusione perché era la prima volta per l'Atalanta in questo stadio, ci tenevamo a insomma, fare bella figura, a portare a casa un buon risultato perché c'erano anche tanti tifosi che erano venuti e questo è il dispiacere più grande. Andrea Rosapio, prego. Davide, complimenti per la partita, comunque hai fatto un'ottima prestazione. Volevo capire cosa è successo un po' nel secondo tempo, perché effettivamente la partita è stata un po' a due facce. Ma loro hanno alzato sicuramente i ritmi, noi ci siamo abbassati un po', poi magari anche le loro sostituzioni ci hanno messo in difficoltà perché hanno buttato dentro tanti attaccanti, tanta gente fisica. E quindi magari ci siamo trovati a fronteggiare Ronaldo, Cavani, Pogba, Greenwood, c'erano tanti attaccanti, quindi non è mai facile da gestire, no? Poi in questi campi quando si comincia a creare quell'atmosfera, quel caos, non è mai facile gestire le situazioni e sicuramente dobbiamo migliorare. Andrea, posso? Prego. Davide, intanto complimenti comunque per la tua prestazione e per voi, anche se è un peccato non avere portato a casa i 3 punti. Ti chiedo però quanto può aiutare aver affrontato quest'oggi il Manchester e anche previsione della gara di ritorno, oramai li conoscete bene. Sì, ci ha aiutato tantissimo perché comunque ci ha fatto capire che se teniamo alti ritmi e facciamo quello che sappiamo fare, ce la possiamo giocare tranquillamente come abbiamo dimostrato nel primo tempo e a sprazzi anche nel secondo. Naturalmente per giocare alla pari con questa squadra devi tenere alta l'attenzione, la concentrazione e l'intensità per 90 minuti, no? Perché bastano 5-10 minuti per cambiare il volto alla partita come è successo oggi. Magari giocarla con qualche elemento in più a disposizione, perché in effetti, insomma, 5 assenze per una squadra come la vostra pesano. I cambi, insomma, hanno fatto la differenza alla fine. Sì, sicuramente le assenze pesano, ma pesano in tutte le squadre e sicuramente pesano anche qui, però non dobbiamo cercare alibi perché comunque ci sono tanti ragazzi che si allenano e che danno il 100%, che meritano di giocare queste partite e che meritano di stare in questa squadra e penso che comunque tutti quanti stanno dimostrando di meritare di giocare, quindi naturalmente dispiace e speriamo di recuperare tutti al più presto possibile. Se non avete altre domande, grazie a tutti. A posto.